Arrivo a cavallo del ratto d'arpa. Condividete e taggate tutti gli amici che si rifiutano di comprare Fallout 76, perché adesso li convinco io. Ok, sopravvissuti, la beta sta per arrivare. Raga, innanzitutto fatevi ringraziare perché siete stati dei grandi, grazie dei commenti, grazie dei mi piace, grazie delle condivisioni, cioè nel senso, io sono proprio abituato, sinceramente. E niente, raga, quindi siete dei grandi, sappiatelo. Raga, io in questo video cercherò, come al solito, di levarvi qualche dubbio, ma va a finire come al solito che ve ne metto di più. In questo video parleremo della probabile data d'uscita della beta, la misteriosa data vista sul Pip-Boy nel video precedente, tratto dal documentario di Fallout 76. Analizzeremo anche il sistema di gioco, precisamente l'accesso ai server e il PvP. Poi parleremo delle due radio che ci accompagneranno mentre sforacchiamo Deathclaw. La domanda è, ma se non ci sono NPC, chi le gestirà? E il mega gruppone Telegram per andare a rompere i culi multiplayer. Cominciamo dalla beta, che c'è una cifra di hype. Stanno girando dei rumors sull'inizio della beta. Sembrerebbe fissata per il 4 luglio. Il 4 luglio, raga. Giorno dell'indipendenza. 1776. Vi ricorda qualcosa? Infatti, se vi ricordate, la costruzione del Vault coincideva proprio con i 300 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Poi come non notare l'assonanza fra Independence Day e Reclamation Day? Ovviamente appena ho detto Independence Day tutti abbiamo pensato a Will Smith che prende a stecche gli alieni. Fondato questo rumors. Io infatti un pochetto ci conto. Quindi raga, nel dubbio tenetevi liberi, non vi fate incastrare a fare qualcosa il 4 luglio. Mi moglie... il 4 luglio! Sto pensando di andare al Circeo. Sicuro raga, state attenti a ste trappole. Tutti quelli che hanno preordinato il gioco avranno accesso alla beta. Chi l'ha comprato fisicamente riceverà una mail dallo shop dove è stato acquistato. Mentre chi ha scelto la versione digitale avrà accesso automaticamente appena sarà disponibile. Riguardo al PvP, ragazzi, gli sviluppatori stanno cercando di calmare le masse che stanno triggeratissime, convinte che questo sarà il futuro Fortnite. E ci dicono che il PvP è stato realizzato per essere compatibile con la saga e con un deserto post-apocalittico, che gli incontri saranno rari e si avrà paura nel vedere un altro giocatore in lontananza avvicinarsi, chiedendosi se sarà ostile o vorrà soltanto collaborare o magari barattare quello che abbiamo. Saremo spinti a barattare perché si rintroducono vecchie glorie della saga, come la condizione dell'arma e la sete e la fame. La Bethesda conferma che sarà più difficile della modalità duro di New Vegas. Quindi le armi si romperanno e dovremo trovare i pezzi per aggiustarle. Dovremo cercare il cibo e acqua. E non te piena una fame che te dico fermate, infatti non te potrai più muovere. L'effetto sarà un po' come se fossimo sovraccarichi e avessimo raccolto 14 cannoni rotanti. Non si sa se a lungo andare questo porterà alla morte. E più ci sarà la modalità stealth, che ci permetterà di scomparire praticamente dalla minimappa. Il che sarà un ottimo deterrente per il PvP. Sarà anche ovviamente utile per fare imboscate. Inoltre Bethesda ha implementato dei sistemi che impediscono di uccidere lo stesso giocatore più di una volta. Quando si morirà non si perderanno i progressi, ma si perderanno soltanto una parte dei tappi. Potremo decidere di rispawnare nelle vicinanze o lontano, ma lontano tanto raga, perché la mappa è mastodontica. Quindi se la vostra paura è che qualche bimbo minchia vi prenda di mira mentre ve ne state tranquilli a gironzolare, state tranquilli perché per ritrovarvi gli ci vorranno 3 ore di gioco. Stavo per dimenticare i server. Dopo che avremo creato il personaggio ci sarà la possibilità di passare di server in server senza dover creare un altro PG. E tutto quello che avevamo con noi e l'avanzamento di livello si sposterà con noi di server in server. A proposito delle radio, sono riuscito a scoprire solo i nomi. Una si chiamerà Appalachia Radio e Peacetime Radio. Di Peacetime non sappiamo nulla, tranne che un nome così pacifico associato a questo gioco di solito non porta a nulla di buono. Mentre di Appalachia Radio sappiamo che gli Appalachi, oltre ad essere una catena montuosa, che probabilmente ha difeso l'West Virginia dal fallout nucleare, sono una zona che si estende fra il Kentucky, l'West Virginia e il fottutissimo Tennessee. Abitato dai classici buzzurri folk che ci aspettiamo di beccare a cavallo di ratti talpa. Il genere di musica probabilmente sarà folk, tipo questa. Anche se Todd aveva detto che non ci saranno NPC, quindi chi ha gestisce la radio? T'ho becchiato Todd, ha fatta la cazzata. Invece no, perché ha detto comunque che probabilmente ci saranno dei goal però. Allora a gestire la radio ci sarà un goal stile Kletus. È la mia teoria, so teorie ovviamente ragazzi. E riguardo alla data misteriosa,
Le alternative sono due. Una me l'avete fatta notare voi, che magari gli sviluppatori, per scherzare, hanno messo la data di Fallout 4. Che burloni. Tutti mi stanno dicendo, si sono scordati. A me sembra un po' assurda questa cosa. Cioè, sono un po' dei matti, riconosciamo. Però addirittura di scordarsi di cambiare la data. L'altra alternativa folle, che magari io, perché sono matto, mi sono fatto i film, sono andato a pensare che magari, visto che Todhauer pure diceva che questo gioco continuerà per anni e anni, mi ha fatto pensare che magari potrebbe, non lo so, è un sogno, percorrere stagione dopo stagione tutte le epoche, da Fallout 1 a Fallout 4. Che ne so, sarebbe stata una figata. Però non si sa mai, può essere pure, raga. Per il gruppo Telegram, ragazzi, è facilissimo. Basterà scendere in descrizione, cliccare il link Telegram. A quel punto potrete mettervi d'accordo, mandarvi la richiesta d'amicizia e organizzarci per conquistare West Virginia. Hashtag Yamoser West Virginia. E niente, raga, il video finisce qui. Grazie a tutti del sostegno. Continuate così, condividete a manetta, sparate like e preparatevi al prossimo video. Nel prossimo video vedremo come sarà gestito l'avanzamento di livello. Andremo anche a vedere ogni minimo riferimento alle fazioni storiche di Fallout. Comunque attivate la campanella, perché appena ci saranno informazioni sulla beta io vi avviserò. E ci vediamo alla beta, ragazzi, dai a tutti. Ciao. Our future begins.